Cari amici, cari soci e socie Lions, l'incontro di questa settimana verte su un argomento e su un settore piuttosto nuovo nella storia della nostra associazione, le New Voice. E rappresentante del gruppo delle New Voice nel nostro distretto è Maria Assunta Aveta. Leggo un po' le note che si ricavano dal sito dei Lions. È un programma che fu lanciato nel 2018-19. Inizialmente, prego tener conto dell'avverbio inizialmente nacque per celebrare i contributi delle donne e promuovere la parità di genere all'interno del Lions Club International. L'anno successivo il programma è stato ampliato e quindi non si riferisce soltanto alle donne, non si riferisce soltanto alla parità di genere, ma interessa le nuove generazioni, le diversità. Ecco, Maria Assunta, puoi darci tu delle indicazioni migliori di quelle che ho banalmente riassunto io? Certamente, innanzitutto buonasera a tutti, ben ritrovati. Nel 2018 io sono già stata nuova voce ed è stato proprio in quell'anno che il progetto ha cominciato a prendere forma. Cosa significa Nuove Voci? Nuove Voci è un programma che è stato creato dalla prima presidente internazionale donna, Gudrun Ivandottir, la quale cercò appunto di creare un nuovo progetto che potesse dare voce, come diceva prima Elio, a quelli che sono i contributi delle donne non solo all'interno delle associazioni ma anche all'interno della società, della vita aggregativa. Successivamente poi il progetto si è esteso, ha subito un'evoluzione e ha cominciato anche a comprendere quelle che sono, come diceva Elio, le diversità, le categorie sottorappresentate, come ad esempio nel caso della nostra associazione si tratta appunto dei giovani, dei soci ex Leo che spesso purtroppo decidono di non proseguire il loro percorso nei Lions e quindi di guardare verso altri orizzonti. Per quanto riguarda il nostro coordinamento possiamo dire che ha una struttura molto molto simile a quella del GAT distrettuale, sì. Ovvero un responsabile leadership che nel nostro caso è la consigliera Ivana Pipponzi, un responsabile service che in questo caso è la dottoressa Monica Di Marino, un responsabile membership l'avvocato Vincenzo Spezia ed infine la sottoscritta Maria Assunta Aveta che si occupa appunto della comunicazione e del marketing. Ecco, io mi inserisco sulle tue indicazioni, sì, di origine, sempre per mettere in evidenza alcuni punti che, ripeto, ecco, anche io inizialmente avevo pensato, e in effetti nacquero così, certo, avevo pensato alle New Voice soltanto ad un aspetto femminile del problema. Il fatto di ampliare la fascia di persone a cui rivolgersi ha fatto diventare le New Voice un organismo veramente importante e particolarmente importante nel nostro distretto, che rispetto a tanti altri distretti ha creduto, crede e insiste nel credere nelle New Voice. Allora io leggo qui ancora un periodo che ho letto sempre nel sito dei Lions. Questa iniziativa, e tu l'hai detto, però lo voglio dire, questa iniziativa consiste nell'ascoltare la storia di chi non può far sentire la propria voce. Ed è un forum, perché in effetti voi non fate soltanto un tipo di attività, ma puntate anche a organizzare simposi, ad organizzare forum per condividere nuove idee e per imparare gli uni dagli altri per il miglioramento dell'attività lionistica. Ecco, certo. E questo forse rientra particolarmente nel tuo settore, che è quello del marketing. Infatti, diciamo che l'impegno di tutto il coordinamento è iniziato, lo ricordo in maniera molto piacevole e divertente, sotto l'ombrellone
perché il lavoro di tutta la mia squadra è iniziato praticamente a luglio. Abbiamo cominciato a vederci per via telematica, eravamo tutti sotto l'ombrellone, eppure tanto desiderosi e tanto vogliosi di dedicarci a questa nuova iniziativa che ci sembrava sempre più interessante e sempre più proficua, insomma, da tanti punti di vista, soprattutto dell'esperienza. E in primis, come è iniziato il nostro lavoro? Nell'ambito appunto della leadership, abbiamo deciso di individuare un socio all'interno di ogni club che potesse dedicarsi appunto al progetto, come appunto ci insegna la Leadership Alliance. Comunque il primo passo per far sentire appunto il socio parte integrante di questa associazione è quello di affidargli un ruolo, un compito, e quindi affidandogli appunto il compito di portare avanti questo progetto all'interno del proprio club, questo può appunto significare per questo stesso socio una crescita, quindi ambito leadership. Successivamente, su input anche della consigliera Ivana Pipponzi, Lions Club Potenza, che è anche appunto consigliera di parità presso la Regione Ah, Basilicata. ecco, quindi non è soltanto un membro Lions, ma ha Sì, è impegnato anche anche. un'istituzione, grazie comunque agli input che ci ha dato Ivana, che comunque quotidianamente svolge appunto il ruolo di combattere Quindi voi la siete comunque pandemia. in contatto continuo, malgrado la pandemia, siete comunque. Assolutamente, Sì. ci sentiamo, si può dire quasi ogni settimana, grazie agli strumenti telematici che comunque oramai accomunano un po' tutti i Lions, perché quest'anno, un anno di pandemia, ovviamente senza gli strumenti telematici non si poteva nemmeno pensare appunto di portare avanti un'iniziativa. E quindi grazie appunto, come dicevo prima, agli input di Ivana, abbiamo deciso di creare un contest fotografico. In cosa consisteva questo contest fotografico? Ogni club ci inviava una fotografia, ovviamente che potesse avere una sua unicità, una sua originalità, in cui risultava appunto evidente il numero nazionale gratuito antiviolenza 1522. E devo dire che sono molto soddisfatta della riuscita del contest perché non hanno partecipato solo i Lions, ma anche i Leo, grazie, se mi permetti Elio di dirlo, all'impegno di Vincenzo Spiezia, responsabile membership, che ha avuto anche l'entusiasmo e la voglia di coinvolgere i giovani soci Leo in questa Ecco, iniziativa. faccio un inciso, in effetti ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Sì. perché anche voi come New Voice avete e fate intensamente collaborate anche nel progetto Nessuno è solo, proprio perché il vostro obiettivo, che ripeto, si è ampliato rispetto alle idee di partenza e si è ampliato anche e soprattutto tenendo conto del programma del nuovo presidente internazionale, che insiste con voler incentivare e promuovere la parità e la diversità di genere. È lo stesso discorso che insiste nell'incentivare e nel promuovere il nostro governatore, perché al tempo stesso abbiamo un obiettivo, quello di aumentare il numero di donne, il numero di giovani, di aumentare il numero, l'hai detto, dei Leo Che diventano poi che poi Lions. diventano Lions. Certo, ma assolutamente Elio, non deve però essere un aumento fine a se stesso, perché l'aumento dei soci poi porta a fare allo sviluppo della leadership e quindi a fare service sempre migliori. Quindi, come dicevo prima, la nostra struttura ricorda molto quella del GATT, in cui tutto è collegato e tutto finalizzato comunque a fare service migliori e a crescere comunque all'interno della nostra associazione. Il contest fotografico, ad esempio, ce n'è proprio un esempio, insomma, di questa cosa che abbiamo appena detto, ed ha avuto un tale successo che è stato anche ripreso addirittura dalla rivista nazionale Lions, quella nazionale proprio elettronica, quindi telematica. Sì, quella che Sì. ecco, e voi mi raccontavi che avete anche fatto qualcosa di importante nel campo della lotta al diabete. Esattamente, a novembre, come sappiamo tutti, ricorre la giornata nazionale del diabete e grazie anche all'impegno della giovane socia Monica Di Marino, responsabile service, abbiamo strutturato una campagna di sensibilizzazione e di informazione su appunto quelli che sono i rischi e appunto in che modo appunto prevenire la patologia diabetica. Quindi è stato importante anche in questo senso qua.
Monica, inoltre, come responsabile service, ha molto insistito verso i vari club per poter portare il logo delle nuove voci, perché come dicevamo prima, le nuove voci non risultano un progetto a sé, ma si possono integrare in tutti i service del distretto che riguardano le minoranze e le categorie Ecco, il sottorappresentate. campo del diabete, noi abbiamo quella bellissima persona, quella bellissima figura di Diego Carleo. E ricordo anche, e mi collego sempre perché a me piace moltissimo citare l'impegno dei Leo. Ricordo quando ci fu una grossissima manifestazione contro il diabete in piazza Municipio a Napoli, che durò alcuni giorni con vari gazebo, Sì, uno dei sì. Ricordo quali era della nostra associazione, benissimo. e ci furono i Leo attivamente impegnati. E voi avete fatto qualcosa di particolare, se non ricordo male, per questa attività, come delle, non solo informazione, ma anche formazione per curare e prevenire il Curare e diabete. prevenire il diabete. Inoltre, Elio, anche nel progetto Nessuno è Solo, guidato e creato dal socio del Lions Club Napoli Host, Vincenzo Spizza, abbiamo rivolto poi la nostra attenzione a quelle che sono altri tipi di minoranze, appunto le famiglie bisognose, ed infatti c'è stata una prima consegna di quasi 2.500 abiti presso l'Albergo dei Poveri, che è quello che si trova appunto di fronte all'Orto Botanico. Quindi una prima consegna in quell'ambito là, e soprattutto di recente è stata inaugurata una palestra appunto nell'Arenaccia presso la Fondazione di Recupero Minorile Avucere e Creatura. E in quel caso là, appunto, è stata rivolta un'attenzione verso i giovani che purtroppo, purtroppo vivono un contesto di strada e che quindi possono in questo modo dedicare il loro tempo ad allenarsi lontano da quelli che sono i rischi, insomma, che un giovane può trovare in strada, ed è stato molto importante in questo senso il service Nessuno è Solo. E quindi però organizzate anche, l'abbiamo detto prima, dei simposi, degli incontri, Sì. perché devono. Voi non avete soltanto l'obiettivo di, l'abbiamo detto, di incrementare il numero dei soci. Voi avete l'obiettivo di far Di conoscere, di sensibilizzare e di formare. sensibilizzare. E quando parlavi Sì, gli del incontri sono. concorso, del contest fotografico, hai detto, e mi ha fatto molto piacere perché altrimenti le cose ce le diciamo e ce le facciamo Sì, tra di sì. noi, hai detto che hanno partecipato anche Anche i Leo. non solo Leo, ma anche persone non Lion. Esattamente. Quindi uno degli obiettivi della vostra organizzazione, nella quale siete tutti giovani, in effetti, il Sì, è un gruppo gruppo. dirigente delle New Voice sono tutti giovani. Tutti, anche tu, ex Sì. Leo, che hanno pensato di trasmettere, e lo state facendo con molto piacere, l'entusiasmo che avevate da Leo, l'avete trasmesso nei Lions, e quindi il vostro entusiasmo è di esempio anche a noi, più anziani, perché quando vedi un giovane appassionatamente impegnato, e mentre casomai, ecco, il vecchio pensionato ha tanto tempo libero, il giovane deve pensare al lavoro, deve pensare allo studio, deve pensare all'avvio della famiglia, riesce a trovare il tempo. E con le New Voice voi riuscite a coinvolgere persone, categorie, anche categorie a rischio, perché no? Sì, un po' Ecco. tutte le categorie, diciamo così. Tutte le categorie, ecco, la diversità, che è, ripeto È una ancora, ricchezza, non è. è una ricchezza, Questa è ecco, la cosa. lo ripete spesso il nostro presidente internazionale, lo ripete anche il nostro governatore, la diversità è una ricchezza della quale noi dobbiamo far tesoro perché ci permette di migliorare, come ci sta permettendo di migliorare anche questo difficile momento che stiamo vivendo, perché ognuno di noi, ognuno di voi, voi giovani, ognuno presente nei club, sta tentando di inventare qualcosa di nuovo, di diverso, pur di essere, mai c'è stata, lo ripeto, mi piace ripeterlo perché è una cosa che mi colpisce. Avremmo potuto addormentarci con la scusa che i tempi erano difficili, che non ci potevamo
riunire non ci potevamo organizzare. Nessun club, nessun social lunch si è addormentato, come non si sono addormentati i giovani delle New Voice, perché lo stesso vi state impegnando. Beh, infatti in questo senso qua, Elio, volevo innanzitutto sottolineare l'impegno di Ivana Pipponzi, che ha organizzato tantissimi meeting al femminile telematici, proprio ecco, per sopperire a questa mancanza comunque di convegni dei visu, che purtroppo ha provocato l'impellente pandemia. E dall'altra parte il coinvolgimento, come dicevamo prima, dei Leo. Infatti a breve usciremo con un service fatto congiuntamente col distretto Leo 108 YA nell'ambito UNICEF, con la vendita delle tazze della Pinta, che porteranno poi a procurare dei vaccini proprio ai bambini bisognosi di tutto il mondo, insomma, perché in questo, diciamo, in questo contesto storico si parla tanto di vaccino, ma spesso non si pensa a quei bambini che purtroppo anche il vaccino più banale non lo possono avere, come ad esempio il vaccino per il morbillo o per altre malattie che fortunatamente nel nostro contesto oggi sono superate. Quindi ci sarà questo impegno con i Leo, grazie all'intervento sempre del nostro responsabile membership, che sta facendo molto leva sul coinvolgere Leo all'interno anche dell'associazione Lions, che appunto Vincenzo Spiezia, il suo impegno è stato grande in tal senso. Quindi il nostro impegno poi continuerà con altri service, sempre congiuntamente con i Leo, e cercando comunque di coinvolgerli in quello che sono le nostre iniziative, le nostre attività. Quindi possiamo concludere dicendo che voi vi state impegnando per il futuro della nostra associazione. Assolutamente. E ovviamente nell'impegnarvi per il futuro della nostra associazione non perdete di vista i diversi, la diversità, le fasce più deboli e anche, perché no, i giovani e le donne. Noi voglio concludere con un riferimento anche numerico. Il nostro distretto è quello nell'ambito del multidistretto con il più alto numero di donne. Se non ricordo male, viaggiamo su numeri superiori al 45% di donne. Pensate che fino ai primi anni 90 le donne non erano ammesse contemplate nella nostra associazione. Questo impegno, questo gruppo delle New Voice ha anche questa filosofia. Non è soltanto una filosofia di aumentare le adesioni, ma di aumentare la fascia alla quale rivolgersi. Esatto. Ecco, avete qualche progetto in cantiere per il momento? Sì, diciamo, adesso la nostra attenzione si sta rivolgendo verso una data importante per le donne, che è l'8 marzo, nell'ambito appunto del progetto Nessuno è Solo, la sottoscritta, socia del Lions Club Napoli Host, e Vincenzo Spiezia, socio dello stesso club, organizzeremo sicuramente una raccolta di materiale per l'igiene personale per le meno abbienti del quartiere Sanità. Quindi è un service che portiamo avanti ogni anno e che sicuramente replicheremo quest'anno. Ecco, allora in conclusione vorrei fare soltanto un riferimento alla nostra emittente. Con l'impegno enorme che sempre sta manifestando di Rosaria Nesta, avvierà questa emittente al più presto un progetto donna con tavole rotonde sulla violenza, sulla presenza, sull'impegno delle donne. E con questo auspicio e con questo invito anche a continuare a seguire anche in altri settori l'impegno della emittente Enti e Istituzioni, Elio Fusco vi saluta, e con Elio Fusco vi saluta Maria Assunta Veta.